Allora, velocemente diamo la parola, diamo prima la parola all'onorevole Santelli, a chi deve andare via. Diamo subito la parola a lei, purtroppo non le possiamo dare il microfono. Questo per me è un problema perché sono senza voce. No. Però mi scuso subito perché dovrò andare via, ma sono in una sostituzione, quindi avevo preso altri impegni. È interessante tutta la discussione che abbiamo seguito. Mi permetto di aggiungere alcune cose. Innanzitutto c'è un dato particolare. In questa Italia, completamente quasi bicolore, sotto una macchia, è divisa fortemente, mi chiederei cosa sia accaduto in Calabria, perché è l'unica regione che in qualche modo si discosta da questa cartina. C'è una diversità molto forte fra la Calabria del Nord e la Calabria del Sud. Partiamo con alcuni dati. Candidati nei collegi e campagna elettorale. Mi dispiace, se spero di non togliere illusioni a nessuno, ma purtroppo i sondaggi del pre-campagna elettorale individuavano già perfettamente le indicazioni di voto. Quindi siamo a discutere, come al solito, quanto vale per la verità il candidato del collegio in termini percentuali e cosa sposta. Gli orientamenti erano definiti, però alcune cose vanno dette. Secondo me, se mi permettete di analizzare proprio cose specifiche sulla Calabria, quelle almeno le osservazioni che ho fatto io, si comprendono alcune cose. Prendo ad esempio un collegio che a mio parere va molto attenzionato, che è quello Camera di Vibo Valentia, il collegio 5, dove c'era un candidato del PD particolarmente, diciamo, di territorio, particolarmente attivo. Ora, la percentuale molto buona ottenuta dal candidato del PD, come è successo a Corigliano con il candidato del PD, cioè la percentuale alta del PD sostanzialmente ha mantenuto il sistema in una sorta di tripartizione e ha consentito su Vibo la vittoria del centrodestra, dove ha vinto Vantaferro, con una percentuale che, se voi guardate, è una percentuale sostanzialmente simile a tutti gli altri candidati nel resto della Calabria. Cioè la Calabria sul voto, io parlo della mia parte ovviamente che conosco meglio, è abbastanza omogenea, tolte alcune aree. Quello che ha fatto la differenza è stata ovviamente la partecipazione in campo del candidato del PD. Laddove il PD ha perso sostanzialmente molti voti, c'è stato un travaso molto forte su 5 Stelle. In generale, e questo può spiegare a mio parere la diversità, la differenziazione della regione, perché ricordiamoci che la Calabria del Nord è sempre stata fortemente più di sinistra, fra virgolette, la Calabria del Sud sempre più in centrodestra. Quindi è chiaro che i voti che ha perso il PD sono andati più favorevolmente verso 5 Stelle in quell'area. Ulteriori attenzione, il candidato del collegio, quindi abbiamo detto che è importante, ma incide su una percentuale molto bassa, salvo che per quanto riguarda i nostri partiti, che hanno vissuto soprattutto di territorio, della capacità di mobilitare il territorio, mentre ci troviamo in una situazione in cui, e questo è evidente, queste elezioni era un vento, una valanga 5 Stelle di interesse, sarebbe sciocco non capirlo o non ammetterlo. La gente era intenzionata a votare 5 Stelle, poi se ci parlavi, lo raggiungevi, eccetera, discutevano e magari erano interessati a cambiare idea o andare a votare, però la premessa era 5 Stelle a sud. Perché il sud diverso dal nord? La mia risposta è molto facile. Questa è un'elezione in cui ha vinto molto la rabbia, la paura, la contestazione. Poi dirò altre cose su 5 Stelle perché non è giusto limitare a questo il voto 5 Stelle, ma questo è determinato dal fatto che hanno vinto i partiti
che vengono definiti estremi. Io mi permetto di dire, e lo dico anche con una contestazione a me stessa e al mio partito, sono stati anche i partiti che sono stati vicini alle crisi di sistema. Cioè, laddove c'era la crisi, il parlamentare di 5 Stelle piuttosto che della Lega era lì. Forse noi abbiamo privilegiato un po' troppo il palazzo. E quello va visto. Il partito che sono sembrati più vicini, quindi il Nord ha risposto ad un voto di protesta ma rimanendo nel sistema, votando Lega, che è il partito che ha iniziato in questo paese veramente lotta e governo, perché estremamente protestante, pertanto governa. Possiamo chiedere se qualcuno vuole fare qualche domanda? Sì, certo. C'è qualcuno che vuole fare domanda a Santelli? Posso dire solo una cosa importante, sì. Una cosa che mi interessa. Io sono molto attenta al fenomeno 5 Stelle per un dato. Noi non siamo in un fenomeno esclusivo, non siamo come è successo in Spagna o con altri partiti che hanno preso il botto, noi siamo in una conferma. Cioè, noi abbiamo avuto il 25% in un'elezione del 2013, abbiamo avuto un lavoro in Parlamento e politico, cioè l'amministrazione di alcune città, quindi è un partito ormai fortemente politicizzato, con la capacità, concludo veramente, di apparire con piccole cose diverso dagli altri. Immaginate esclusivamente la scelta di non comparire in televisione nei talk show con gli altri, si appare da soli, e questo lo dico ai giornalisti, tutto il mondo del giornalismo e della cultura italiana ha accettato assolutamente di buon grado questa peculiarità. Posso chiederle una cosa? Lei cosa pensa? E la faccio io, se ce l'ho la domanda, no? Ne faccio una io, anche. Una per tutti. Uno, la Lega è rimasta la stessa secondo lei, come pesa in termini di contenuti e di programmi? E poi l'altro aspetto, il fatto che la Lega abbia una consistenza elettorale maggiore di Forza Italia vuol dire qualcosa? Domanda. Allora, la Lega è rimasta la stessa nei programmi. Nei programmi, guardi, abbiamo avuto un ministro dell'interno leghista che si chiama Maroni, che mantiene la stessa linea, è uno dei più, è un ministro della giustizia, io ho avuto leghista, e dei programmi è rimasta la stessa. La differenziazione io sto rispondendo in maniera seria. Maroni e Salvini sono. Professore, io le ricordo che quando si parlava di Bossi e di Maroni si diceva esattamente le stesse cose che si dicono di Salvini. Cioè, Maroni non è stato accettato come ministro dell'interno per lo stesso modo. Cioè, io mi permetto di dire, dinanzi a tutto lo spettro politico, generalmente evito di avere atteggiamenti del tipo io posso giudicare l'altro, ognuno è se stesso. Salvini ha preso un partito al 4%, l'ha portato al 15% e diciamo ha trasformato la Lega in che cosa? La Lega che si caratterizzava per la versione federalista soprattutto, l'ha trasportata in un partito di tipo nazionale. È evidente, in questo momento la Lega è stato il partito che, a mio parere, per quanto riguarda il centrodestra, ha contenuto, avevamo due ruoli. Forza Italia gestiva la parte più moderata, la Lega gestiva la parte più estrema. Loro dovevano catalizzare il voto anche, che sennò sarebbe andato a 5 Stelle, noi cercavamo di gestire. In queste elezioni i moderati hanno fallito. Cioè non hanno dato un messaggio chiaro, comunque non hanno dato un messaggio che la gente voleva. Grazie. Prego. Io vorrei capire solo perché continuiamo a dire che questo è un voto di protesta. No. Ma non ha i numeri per essere un voto di protesta. Forse c'è una consapevolezza anche per quanto riguarda il mezzo giorno che bisogna stare in linea con qualcosa che sta andando verso, secondo me, una prospettiva. Abbiamo parlato, mi scusi, almeno io ho parlato. Soltanto questo, il messaggio, i messaggi. Parlo tenendo presente anche la mia realtà. Io parlo di messaggi. Però mi sembra che il voto deve essere un voto valutato per quello che è il risultato, cioè i calabresi che danno comunque un risultato così forte per quanto riguarda 5 Stelle vuol dire che hanno una consapevolezza per quanto riguarda un modo di procedere diversamente che per il passato. Quindi non è una consapevolezza, è una consapevolezza. Grazie. Mi
scusi. No, allora no, abbiamo parlato, no, scusi, perché sennò avevo anche capito. Allora, siccome sono, cerco di essere corretta, allora io ho parlato di voti di partiti con messaggi più estremi e ho collegato il Movimento 5 Stelle alla Lega. Il voto di il discorso sulla protesta l'ho inserito e mi sembrava in termini positivi sui parlamentari che hanno, sono stati vicini, come ha fatto più forte la Lega 5 Stelle, nei partiti di origine di disagio. Abbia pazienza, ma davanti ad un voto che è così largo, nessuno è così sciocco da analizzarlo in un semplice fattore. Ce ne saranno tanti, c'è la protesta, c'è la voglia di cambiamento, ci sarà il reddito di cittadinanza, ci sono tanti fattori che incidono. Grazie. Thank you.